Ogni linguaggio di programmazione organizza i dati, le istruzioni da eseguire e il modo in cui il flusso dell'esecuzione avviene in maniera diversa. Alla fin fine, lo scopo è sempre lo stesso. L'interprete o il compilatore che ci sta dietro si prenderà la briga di convertire le istruzioni che noi scriviamo in un file di testo in decine di istruzioni a basso livello. Tuttavia, ogni linguaggio di programmazione ha un modo diverso di organizzare dati e istruzioni. E questo modo di organizzare i programmi viene chiamato paradigma di programmazione. Ed esistono diversi paradigmi di programmazione. Oggi ne vedremo alcuni che, secondo me, sono quelli più utilizzati adesso, cioè quelli più in voga. Adesso, una cosa da tenere in considerazione è che molti linguaggi di programmazione, soprattutto quelli moderni che vanno più per la maggiore, non hanno un unico paradigma di programmazione. Anzi, vengono definiti multiparadigma, perché ne implementano diversi, o comunque di alcuni aspetti. Oggi, cosa farò? Io parlerò prima di paradigmi di programmazione, poi parlerò di alcuni linguaggi di programmazione dicendovi quali paradigmi implementa. Prima di tutto vi devo dire che esistono due grandi famiglie di paradigmi di programmazione. Abbiamo la programmazione imperativa e quella dichiarativa. La programmazione imperativa è quella che definisce come le cose devono essere fatte passo per passo, in modo tale che il programma possa cambiare ed evolvere il suo stato nel tempo. Infatti, ricordate quello che vi dicevo settimana scorsa in questo video, quando parlavo della macchina di Turing, che le operazioni permettono di cambiare lo stato del sistema? Là siamo. E questa cosa la si fa mediante l'implementazione di algoritmi. Invece, la programmazione dichiarativa si focalizza su cosa un programma deve fare, non tanto sul come. Adesso sarò molto generico qua, però la programmazione dichiarativa permette al programmatore di definire come l'output deve sembrare. Poi sarà il linguaggio di programmazione dietro che farà il resto. In sostanza, i paradigmi di programmazione imperativa definiscono il come si devono fare le cose passo per passo mediante algoritmi. Invece, quelli dichiarativo definiscono il cosa bisogna fare. Parliamo dei paradigmi imperativi. Parlo con la sigla. Benvenuti e benvenuti ai Pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo dei paradigmi di programmazione, o comunque di alcuni di loro. Ma prima di cominciare voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri contenuti che porto su questo canale. E inoltre seguitemi su Instagram per stare aggiornati sui contenuti che porto sempre su questo canale e anche su alcuni fatti miei della mia vita privata che ogni tanto condivido su Instagram. Ma non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con i paradigmi di programmazione. Adesso parliamo dei paradigmi imperativi. Sono due quelli che vanno per la maggiore, ovvero la programmazione procedurale e quella orientata ad oggetti. La programmazione procedurale, come suggerisce il nome stesso, permette la creazione di procedure, ovvero porzioni di istruzioni che possono essere eseguite e richiamate in qualunque parte del codice. Spesso queste procedure prendono il nome di routine o funzione in base al linguaggio di programmazione, ma io in questo video non utilizzerò il termine funzioni per le procedure. Li darò ben separati e questo lo scoprirete dopo. E quindi proseguiamo. Il beneficio di avere le procedure è quello che permette al programmatore di scrivere il codice modulare, perché io posso avere delle diverse procedure che fanno cose diverse e me le posso richiamare in qualunque parte del mio programma quando mi servono e quante volte voglio. Questo permette di aumentare la modularità e il riutilizzo del codice, che è una cosa fondamentale in programmazione. Il concetto di programmazione procedurale è molto vecchio e infatti se ne parla dagli anni 50. Però, nonostante che sia vecchissimo, viene utilizzato in maniera estensiva. Quali sono gli ingredienti per definire una procedura? Fondamentalmente sono tre. Abbiamo gli argomenti, le istruzioni e il valore di ritorno. Gli argomenti sono i dati che prende in ingresso, quindi in input, una procedura. Le istruzioni implementano l'algoritmo che, passo dopo passo, prendono quegli argomenti e li manipolano per ottenere un risultato finale che poi viene restituito nel valore di ritorno. Infatti, molto spesso, le procedure danno in output uno o in alcuni casi più valori, che è esattamente il risultato della computazione della procedura. Ma tuttavia,
esistono anche procedure che possono anche restituire il nulla. Questo non vuol dire che sono inutili, perché magari loro cambiano lo stato del sistema in altri modi e non necessariamente devono restituire qualcosa. Uno dei problemi della programmazione procedurale è quello che il programma ha un insieme di procedure, un insieme di dati, e il programmatore deve mettere insieme quanti gli servono. Anche se il programmatore può organizzare procedure e dati in diversi file, alla fine il compilatore metterà tutto in un unico calderone, insomma smarmellando. Questo ovviamente non ha alcun impatto nelle performance, però si sono accorti che questo tipo di programmazione ha degli svantaggi. E lo svantaggio principale è quello che non c'è una correlazione fra dati e procedure. Quando il programmatore serve, ne utilizza una e fa le sue computazioni. Questo infatti diede l'incentivo a sviluppare un altro paradigma di programmazione chiamato programmazione orientata agli oggetti. Nella programmazione orientata agli oggetti, le procedure e i dati non sono più messi liberi, ma vengono organizzate in dei, appunto, oggetti, come suggerisce il nome stesso del paradigma. Un oggetto riesce a racchiudere dati e procedure che operano all'interno di un contesto. Facciamo un esempio. Vogliamo creare una lista di contatti. Non so se voi avete mai utilizzato i cellulari vecchi. Quando uno creava la lista dei contatti, bisognava mettere un nome per ogni numero. E quindi se la tua mamma aveva due numeri, avevi mamma 1 e mamma 2. Ora, negli smartphone moderni questa cosa non accade più, perché ad ogni nome uno può associare uno o più numeri e dire se questo numero è di casa o di lavoro, e può associare anche altre informazioni, tipo sito internet, social network, tipo WhatsApp e roba di questo tipo. Quindi non mi sorprende se dietro c'è un oggetto che praticamente racchiude insieme questo genere di dati, il nome, la foto, il numero di telefono e social network, e un oggetto di questo tipo potrebbe avere delle procedure che fanno comodo in questo contesto. E quali possono essere delle procedure utili in questo contesto? Beh, aggiungere o togliere il numero di telefono all'interno del contatto, chiamarlo per esempio, aggiungere o modificare o cancellare la foto, aggiungere o togliere contatti di social network e via discorrendo. Quindi gli oggetti adesso riescono a racchiudere dati e procedure all'interno di un contesto e non sono più liberi di fare quello che vogliono, ma vengono contestualizzate. E questa cosa non solo aumenta la modularità del codice, ma anche la sua leggibilità, perché tutto è più organizzato. Ovviamente questi paradigmi di programmazione sono prettamente a beneficio del programmatore, perché organizzare meglio il codice ti permette poi in futuro di modificarlo e adattarlo e migliorarlo qualora dovesse servire. Una cosa che voglio specificare è che nel contesto della programmazione di dati ad oggetti io ho continuato a utilizzare il termine procedura, ma questa è sbagliata. Nella programmazione di dati ad oggetti molti linguaggi di programmazione utilizzano il termine metodo per riferirsi alle procedure all'interno di un oggetto. Alcuni linguaggi di programmazione utilizzano altri termini, ma quello che va per la maggiore è metodo. Quindi un oggetto contiene dati e metodo. Semplice, no? Il primo linguaggio di programmazione a implementare la programmazione orientata ad oggetti è stato Simula 67, che estendeva Simula 1, che era stato presentato qualche anno prima. E da lì molti linguaggi di programmazione hanno preso spunto e implementato nei loro linguaggi la programmazione orientata ad oggetti. Adesso passiamo al mondo della programmazione dichiarativa. E nella fattispecie parliamo del paradigma di programmazione funzionale, che tra l'altro io amo moltissimo. Adesso qua entriamo in un mondo alieno, quindi se voi siete programmatori, se che siete esperti o inesperienti, dovete fare un passo indietro e cancellare tutto quello che voi sapete sulla programmazione o comunque sulla programmazione imperativa, perché io avevo molta difficoltà a capire quello che stava dietro e i vantaggi della programmazione funzionale, è l'unico modo che io poi sono riuscito a inquadrare tutto è stato facendo un passo indietro e facendo finta che non sapevo un cazzo di programmazione. Perché la programmazione funzionale si basa appunto sulle funzioni e non su funzioni dal punto di vista informatico, ma dal punto di vista matematico. Infatti la programmazione funzionale gestisce il flusso di esecuzione delle computazioni mediante simboli, e questi simboli sono funzioni che assomigliano alle funzioni matematiche. E gli algoritmi che vengono implementati nella programmazione imperativa, nella programmazione funzionale vengono implementati combinando insieme queste funzioni. Tutto può essere espresso mediante una funzione, le operazioni aritmetiche, ma anche i numeri stessi possono essere generati da applicazioni di funzioni. Infatti la programmazione funzionale
si dice che gestisce le funzioni come cittadini di prima classe, permettendo di fare cose fighissime, tipo la valutazione lazy di tutte le cose che vengono eseguite. E questo infatti permette di creare delle liste infinite. Poiché vengono evaluate in maniera lazy, cioè pigra, che significa quando servono, uno può anche fare delle computazioni su liste infinite senza riempire la memoria. Un altro vantaggio che ha è che, siccome tutto viene, diciamo, definito tramite funzioni matematiche, un programmatore esperto può creare un programma che, dimostrato sulla carta, non ha bug. E se viene dimostrato sulla carta che non ha bug, quel codice non avrà mai dei bug. Questo perché la programmazione funzionale non ha il concetto di stato mutabile che ha la programmazione imperativa. Ha un altro concetto che si chiama quello di chiusura, che è una cosa molto complicata, che se volete ve ne parlo in un video specifico. Fatemi sapere nei commenti se volete che ve ne parlo. Adesso, quali paradigmi di programmazione implementano alcuni dei linguaggi di programmazione moderna? Adesso io vi dirò il linguaggio e i paradigmi che ognuno di loro implementa. State attenti che però alcuni linguaggi di programmazione hanno implementato altri paradigmi di programmazione successivamente e metterò anche delle date dove appropriate. Quindi andiamo avanti. Iniziamo con il Fortran. Fortran è puramente procedurale, ma dal 2004 ha iniziato a implementare la programmazione di dato oggetti. Poi abbiamo COBOL, che anch'esso è procedurale, ma dal 2002 ha iniziato a implementare la programmazione orientata ad oggetti. C, procedurale. C++, procedurale orientata ad oggetti, e successivamente, dal 2011, aggiunge degli aspetti di programmazione funzionale. Forse abbiamo Java, che è orientata ad oggetti, e dal 2014, con Java 8, aggiunge degli aspetti di programmazione funzionale. Haskell, funzionale. Python, procedurale e ad oggetti e funzionale. PHP, procedurale e ad oggetti. A partire dal 2008 ha iniziato a implementare degli aspetti di programmazione funzionale. Scala, procedurale e ad oggetti e funzionale. Benissimo, Pinguini. Per oggi la concludo qua. Se volete che io approfondisca uno di questi paradigmi di programmazione, oppure avete piacere di imparare degli altri, fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e non perdetevi gli altri video che porto su questo canale, tra cui i due video sia di FK Underwood che di FK Storia, in cui parlo del linguaggio di programmazione. E quindi, io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Ghilu!